Di nuovo tempo di Natale! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente ricominciamo con i video dedicati al Natale. Come ogni anno, Arte per te apre la sua lunga e grande sezione dedicata al Natale. Voi sapete che per me il Natale è il periodo più bello dell'anno, quindi dedicherò moltissimi video a questo, come ogni anno. Nel box informazione troverete la playlist con tutti i video degli anni passati di Arte per te, proprio sull'argomento Natale. Ci sono già un bel po' di video, ma quest'anno rimpingueremo il tutto e cominceremo proprio dalle decorazioni per l'albero. Delle semplici, calde, coccolose decorazioni, semplici come dicevo, semplici da fare. Le ho pensate per farle insieme ai nostri piccolini. Non c'è colla, non ci sono aghi, è tutto da fare a mano con cartoncino e lana, ma basta Ombretta, tappati la bocca, spostiamoci velocemente sul piano da lavoro e andiamo a fare le nostre semplici decorazioni di Natale. Ed ecco i pochissimi e semplicissimi materiali che ci occorrono per realizzare le nostre decorazioni di lana. Vedrete che ne verranno fuori delle decorazioni troppo carine e semplicissime da fare. Innanzitutto della lana, dei colori che preferite. Io qui ho dei colori natalizi, un verde e un rosso, ma con voi le farò rosse perché mi serviranno per un video futuro queste decorazioni che stiamo facendo oggi assieme. Quindi lana, una squadretta, una matita, un tagliabalza, un paio di forbici, uno stuzzicadenti e poi del cartoncino. Non importa che sia del cartoncino rovinato, più o meno buono, l'importante è che sia abbastanza rigido, quindi flessibile, quindi facile da tagliare, ma anche abbastanza rigido. Allora, io oggi vi insegnerò a fare dei pompon, dei fiocchetti e delle nappe di lana, tutti e tre con metodi molto molto semplici. Cominciamo con i pompon, che normalmente si fanno sempre con i dischetti sovrapposti a cui si fa passare il filo tutto attorno, lavoro che viene carinissimo ma è un lavoro lunghissimo. Io oggi devo fare 26 pompon, di cui 13 da 8 cm di diametro e 13 da 4 cm di diametro, quindi dover fare 26 pompon con quel metodo diventa leggermente impegnativo. E allora cosa faccio? Prendo la misura del diametro del pompon al lato del cartoncino, nel margine del cartoncino, quindi abbiamo detto che mi servono pompon da 8 e traccio qui 8. E nel frattempo mi traccio anche il centro 4, qui. Quindi traccio il centro e la misura ultima del pompon. E lo traccio, la stessa misura, anche dall'altra parte. Quindi su un cartoncino che io so essere tagliato a squadra, naturalmente. Ci facciamo un bel rettangolo da 8 cm. Così. 8 e segno anche 4, ok? Poi io uso sempre la squadra del foglio perché già il mio è un foglio che ho preso, è un retroalbum, quindi è tagliato a squadra. Traccio la linea lunga così da una parte dall'altra, perfetto, e quindi traccio anche la linea di 4 cm. Ok, e due. Fatto questo, con il mio tagliabalza taglio questo cartoncino. Proteggiate sempre il piano da lavoro sotto, specialmente quando il cartoncino è sottile come questo. Io lo dico a voi, ma il mio non è che l'ho protetto. Ok, tutto fino alla fine. Ok, tagliato il primo cartoncino, facciamo dei tagli a un 2 mm dalla linea mediana, così, ma non fino alla fine, partendo da un centimetro di distanza.
questi non importa che siano drittissimi, l'importante è che si crei proprio una fessuretta da una parte e dall'altra della linea. Dobbiamo fare una fessura in pratica al centro di questo rettangolo e quindi pratichiamo il taglio in maniera più incisiva, perché dobbiamo proprio rimuovere questa parte. Attenti a non tagliarvi le dita col tagliabalza, state molto cauti. Questa è la parte che devono fare i grandi, diciamo così. Da questo momento in poi invece potranno lavorare i bimbi in assoluta autonomia, vedrete perché. A questo punto tagliate anche i lembi laterali, così. Uno e due. Estraete il cartoncino di mezzo. Lasciando proprio la fessurina al centro. Così, alla meno peggio, non importa che sia un lavoro pulito. Quindi tirate via. L'unica cosa che mi preme molto è che voi lasciate la cornicetta da questo lato integra e la cornicetta da questo lato integra, quindi che ci sia questa spaccatura in mezzo, ma che il rettangolo rimanga un rettangolo unico. Bene, siamo pronti per creare i nostri pomponi. A questo punto prendiamo la nostra lana, teniamo nel capo e cominciamo ad arrotolare la lana attorno a questo rettangolo, partendo appena al di là della cornicetta. Arrotoliamo, arrotoliamo. Io naturalmente devo fare tantissimi pompon, quindi arrotolerò per tutta la lunghezza del cartoncino, ma voi se dovete fare un pompon solo basterà questo piccolo segmento da arrotolare, perché ora vi faccio vedere, anzi ve ne faccio vedere uno, poi io me li faccio gli altri, vi faccio vedere cosa andiamo a fare. Allora arrotolo, perché più il pompon lo voglio ricco e paffuto, più devo arrotolare con la lana. Ok, fatto, diciamo che posso ritenermi soddisfatta. Fate conto che se dovete fare più pompon dovete ricoprire tutta questa sagoma di cartoncino. Anzi, ve ne faccio due, così vi faccio rendere conto di quello che dovete fare. Continuiamo ad arrotolare, quindi, così facendone due vi renderete conto di come è semplice mettere in atto una pomponeria in serie. Si dice una pomponeria, una fabbrica di pompon. Ok, dai. Come esempio possiamo ritenerci soddisfatti. Più pompon vorrete, più andrete avanti nell'arrotolare. Bene, prendo due piccoli segmenti di lana, prendo la lana e la inserisco all'interno della fessura, nella parte retrostante, la faccio passare dietro, visto? Quindi divido questa massa di lana in due parti. Se vogliamo fare più pompon, in tre parti, in quattro parti. Ok, dividiamo il più possibile. Quindi, perfetto, così. E questo che abbiamo inserito, facciamolo passare davanti alla prima massa, così. Quindi da dietro. Eccolo qui, lo facciamo ripassare avanti, gli mettiamo una sorta di cinturetta qua al centro, uno ben stretta e due, la cinturetta ben stretta, facciamone pure tre. Ok, io questi capetti li lascio più lunghi, però voi se potete, volete, potete tagliarli anche la lunghezza del mezzo orecchietto che si viene a creare. Cingo anche l'altro, prendo le forbici, taglio da una parte e dall'altra, e anche l'altro, mentre ci sono lo taglio pure, uno, e taglio anche qua,
e 2. Quindi tiro fuori il pompon. Se ho tagliato tutto, sì, ho tagliato tutto. Olè, tiro fuori il mio pompon e il mio piccolo pompon è bello e pronto. Io questo lo userò come mezzo pompon, mi servirà per fare una cosa dove me ne servirà solo metà, quindi nel mio lavoretto prossimo lo vedete così. Però più giri farete alla sagoma di cartone, più questo pompon verrà ricco di pelucchi. E come decorazione con questo da appendere all'albero è veramente veramente carino. Vi farò vedere poi appeso all'albero l'effetto che fa. Spara troppo questo rosso col fondo rosso, me ne sto accorgendo adesso. Comunque guardate, questo è uno dei pompon da appendere all'albero. E questo, magari se taglio tutte le frangette è meglio. Questo è il secondo pompon, un po' più scarno perché qui ci ho perso meno tempo ad arrotolare. Ma ripeto, più arrotolerete, più questi pompon verranno ricchi ricchi. Poi se li userete così da appendere, avranno questa forma un pochettino a pignetta, molto molto carina. Vedrete che appesi nell'albero saranno veramente un amore. Passiamo alla nostra seconda decorazione. Seconda decorazione che faremo sempre con questa sagoma. Naturalmente facendola con questa sagoma verrà della grandezza di 8 cm, più a seconda della grandezza di cui vorrete le varie decorazioni voi potete rimpicciolire le sagome di cartone e quindi farvi la decorazione della misura desiderata. Ora faremo i fiocchetti. Ve ne faccio vedere uno, vabbè, l'idea quindi è sempre la stessa, poterne fare in serie un'infinità in maniera veloce, e quindi anche qui non si fa altro che arrotolare, arrotola, 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 quindi i bambini si potranno divertire ad arrotolare. Per i bimbi usate un cartoncino bello duro che non gli si pieghi tra le mani nel momento in cui si arrotola il filo. Arrotola, 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 arrotola. Più arrotolerete lana, più le decorazioni vi verranno ricche, nutrite, ovviamente. Arrotola, 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 arrotola. Potrete farle anche bicolor, anche con del cordoncino dorato in mezzo. Insomma, sbizzarritevi. Anzi, la prossima ve la faccio bicolor, tanto per farvi capire le potenzialità di questo metodo. Ok, a questo punto taglio. Olè. E lascio sul piano. Mi prendo un bel po' di... e taglio, però allora ne inserisco solo un pochino, non lo inserisco tutto questo nastrino, quindi inserisco un po', faccio passare da dietro come abbiamo fatto per i pompon, faccio ripassare davanti e stringo un bel nodino, uno bello stretto anche lui e due, ok? E taglio l'eccesso. I fiocchetti fateli tutti assieme, perché per uscire i fiocchetti invece dovrete rompere la sagoma, sì, e quindi dovrete praticare un taglio da una parte purtroppo e dall'altra, quindi fateli tutti assieme e poi usciteli solo alla fine, uno e due. Dopodiché con il laccio che vi è avanzato, che vi avevo fatto prendere prima, cominciate ad arrotolare al centro creando un finto nodino per il fiocchetto, quindi allargate, vedete, la parte piatta centrale. Bene, a un certo punto passate le dita in mezzo, fate fare un giro, entrate di nuovo dietro a mo' di nodo e stringete forte, e quindi rifatelo un'altra volta e stringete forte il nodino. Prendete il capo, cioè il primo filo che è rimasto, vedete qui, vagante, quello con cui avete iniziato, e fate un bel nodo, uno e due, e questo farà sì che il vostro fiocchetto stia per sempre ben fermo.
sistemate come meglio desiderate il fiocchetto e anche questa piccola decorazione calda e morbida e coccolosa è bella e pronta. Non è troppo carina? Da poter appendere tramite il suo laccetto oppure da adagiare così direttamente sul ramo dell'albero. Decorazione numero 3. Per la decorazione numero 3 riprendiamo il nostro cartoncino e decidiamo l'altezza delle nostre nappe. Allora, io le vorrei fare di 5 centimetri. Prenderò quindi 5 centimetri da questo lato, qui, e 5 centimetri dall'altra parte, qui. Tiro una bella linea di congiunzione dei due punti. Olè. Anche qui io faccio cartoncini lunghi perché a seconda di quanti pezzi voglio fare posso farli più lunghi. Se ne devo fare uno solo mi basta anche un cartoncino piccolo così, per intenderci. E poi prendo la misura di un centimetro e mezzo da questa parte e un centimetro e mezzo anche dall'altra parte, così. E anche qua traccio la linea. Come per i pompon, sia sopra che sotto la linea creo una seconda linea, ma proprio quasi attaccato, un millimetro e mezzo di distanza dalla prima linea, perché questo sarà il vano della fessura in cui dentro dovrà passare il nostro laccetto. Taglio il cartoncino o con la forbice o col tagliavalzer. Qui sto cambiando metodo proprio per farvi vedere le diverse modalità di applicazione degli utensili, quindi potete tagliare anche con le forbici se non volete usare il tagliavalzer, se volete farla fare direttamente ai vostri bimbi. Però l'interno naturalmente ci serve uno strumento piccolino, quindi riandiamo di tagliavalza e tiriamo via la parte mediana in eccesso. Lasciamo sempre la cornicetta chiusa in modo che la sagoma stia ben ferma. Sono delle decorazioni economiche, tutto sommato, semplici, ma vedrete che carine. Poi una volta appese, qui io prendo il verde per farvene una bicolor. Prendo il verde, questa la facciamo bicolor, prendo il verde e il rosso e li faccio andare assieme. Quindi prendo la mia sagoma e comincio ad arrotolare. Le nappe sono le più semplici, le più sbrigative da fare perché ci vuole meno lana di tutte. Anche qui, più giri farete, più le vostre nappe verranno rifinite e paffute. Ok, taglio, gli faccio finire il giro, perfetto. Dopodiché scelgo un solo colore. Io qui sceglierò il verde, ne prendo un bel po' di filo, taglio un 60 centimetri per intenderci, il mio bel po'. Quindi faccio entrare nella fessura, faccio girare attorno, faccio passare davanti sempre attraverso la fessura e chiudo. Così faccio un bel nodino. Olè. Perfetto, tiro giù della lunghezza della nappa, perfetto. Adesso, prima di toglierla dalla sagoma, prendo un altro pochino di filo, in questo caso magari lo prendo rosso per differenziarlo da quello verde con cui farò il giro attorno alla nappa. Prendo lo stuzzicadenti e mi creo una sorta di galleria. Potete farlo molto più semplicemente con un ago, ma io siccome sto pensando ai bimbi
potete farlo molto più semplicemente con un ago per lana, ma se non ce lo avete basta spingere il filo con lo stuzzicadenti dentro. Perfetto, una volta arrivato dall'altra parte tiratelo. Perfetto, e chiudete il nodino così. Pensate anche ad appendere a tutte le chiavi che avete nei mobili di casa. A me piacciono moltissimo le chiavi con le nappe. Olè. Adesso questo filo lasciamolo lungo, tagliamo solamente la parte più lunga della nappa, tagliamo la sagoma e facciamo scivolare fuori la nostra nappina. Teniamo ben chiusa la parte ancora con le frangine e rifiniamo la nappa facendo un po' di giri con il verde, così. Quindi all'ultimo giro fate un bel nodo di chiusura, 1, 2, olè. Prendete un filino qualunque della nappa sotto e fate un bel nodino dietro, 1, e 2. Scendete il tutto, tagliate il filo in eccesso e la nostra nappa è bella e pronta da appendere alle nostre chiavi oppure all'alberello di Natale. Guardate, guardate che carina. Ve li fotograferò sia appesi sull'albero che singolarmente. Spero che questo metodo veloce e semplice per fare le decorazioni di lana vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo video natalizio. Andiamo di là che ho ancora da qualcosina da dirvi. Visto che carine queste decorazioni, facili facili da fare, si tratta solo di arrotolare e fare un nodino alla fine, quindi anche i bambini potranno essere protagonisti del loro albero di Natale. Pensate, le maestre potranno far fare le decorazioni dell'albero di Natale della classe ai loro piccolini, le mamme per la loro cameretta, ma anche per l'albero principale della casa, queste nappette, questi pompon e questi fiocchetti sono meravigliosi. Poi, se avete un po' di fantasia, potete fare anche le catenelle, fate una bella trecciolina e annodate dei pompon ogni tot di centimetri, e anche la catenella verrà fatta, o delle trecce di lana, e vi verranno degli alberi bellissimi. Sempre con un occhio anche al risparmio, perché sicuramente fare delle decorazioni così, oltre che a tenere impegnati i bimbi, a farli creare, a farli divertire, a farli partecipare dello spirito della festa, servono anche a noi mamme che dobbiamo dare un occhio anche al bilancio casalingo, e quindi spero di venirvi incontro anche in questo senso, perché il Natale è bello, ma certe volte ci mette anche un po' con le spalle al muro e ci rendiamo conto che non possiamo fare tutto quello che vorremmo, ma con Arte per Te ci stiamo attenti e vediamo di indirizzarci ad un Natale bello, ma nello stesso tempo non dispendioso, come è giusto effettivamente che sia il Natale. Bene, spero che questo video sia piaciuto a voi e ai vostri piccolini. Io comincio ad augurarvi un sereno animo per addentrarvi a queste festività natalizie. Ancora è prematuro per farvi gli auguri, ma sicuramente vi dico una buona predisposizione di animo a tutti per preparare al meglio il nostro Natale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!